Grazie Presidente. Con la manovra sventolata da un balcone avete raddoppiato l'IRES per gli enti non profit, colpendo volontariato e sociale. E ditelo al Presidente Conte, che avremmo voluto vedere qui, che questa mattina ha addirittura rivendicato la riforma del terzo settore. No, non l'avete fatta voi la riforma del terzo settore, l'ha fatta il governo Renzi Gentiloni. Voi avete fatto una cosa sola, avete raddoppiato l'IRES per gli enti non profit. Avete rinviato a data da destinarsi le assunzioni in enti pubblici, nella sanità, nelle università e nelle agenzie fiscali, ma questo è ovvio perché questa è la riforma che premia i furbi. Avete messo le mani nelle tasche dei pensionati e anche qui il Presidente del Consiglio Conte questa mattina li ha anche sbeffeggiati, tirando in ballo addirittura l'avaro di Molière. Avete dimezzato il nostro futuro perché avete dimezzato le risorse per l'alternanza scuola-lavoro e avete tolto del tutto le risorse destinate alla formazione degli insegnanti, quindi al nostro futuro. Avete ridotto gli investimenti pubblici per più di 1 miliardo e per farvi tornare i conti avete aperto una cambiale, perché se le clausole di salvaguardia pesantissime non dovessero essere rispettate, si farà la tassa più iniqua per tutti, perché l'IVA al 26,5 nel 2021 se la pagheranno tutti quando faranno la spesa. E lo stesso vale per le accise sulla benzina, 400 milioni. E significa che l'economia del paese, con la manovra del popolo, l'avete chiamata così, rimarrà bloccata per i prossimi anni. Voi negli anni scorsi avete parlato spesso di decrescita felice. Bene, l'avete praticata. C'è un punto però: la decrescita non è per niente felice, perché crea parecchia infelicità, crea disoccupazione, crea disagio sociale. E non c'è alcuna misura e incentivi per lo sviluppo. E questo è il vostro biglietto da visita nella manovra, nella legge di bilancio 2019. E per dare senso di questa manovra voglio citare solo un paio di esempi che danno la misura delle vostre scelte, che sono scelte politiche prima ancora che scelte numeriche. Voi non vi appassionate allo zero virgola, ma lo zero virgola ha un impatto e ce l'ha e come sulle persone. La geniale idea di raddoppiare l'IRES per gli enti non profit che operano nel sociale, nella sanità, nella beneficenza, ha effetto immediato nel momento in cui questa legge di bilancio entrerà in vigore, che ne dicano Conte e Di Maio. E peraltro ce l'ha confermato ieri sera il ministro Tria, il ministro dell'Economia. In quale prossimo provvedimento utile troverete i 118 milioni che dal 1° gennaio dovranno essere trovati e che nel triennio sono 432 milioni? Quindi state prendendo in giro il terzo settore, non è stata una svista. Voi avete fatto marcia indietro soltanto perché il mondo che sta fuori da questa stanza vi si è rivoltato contro, vi ha detto no, vi ha detto che questa misura è iniqua e è sbagliata. Ma qui non si parla soltanto di tasse e di denari, c'è un tema di fondo. Voi avete una concezione arcaica, e oserei dire anche abbastanza malsana, di terzo settore. Aprite i vocabolari, ma soprattutto aprite gli occhi, e prima di aprire i balconi, aprite le finestre, guardate cosa c'è fuori nel mondo, cosa fanno gli enti del terzo settore. Non si è mai detto, ed è stato ripetuto tante volte in quest'Aula, che gli enti del terzo settore non fanno utili. Non è questo il punto. È dagli anni 70 che si dice e si ripete questo. Forse voi eravate assenti, non l'avete compreso. Il tema è che gli utili devono essere reinvestiti in attività di interesse generale, attività di interesse generale che sono tanto precise, tanto circostanziate, tanto da essere definite per legge. Perché, peraltro, l'articolo 118 della Costituzione definisce che gli enti del terzo settore partecipano all'interesse generale in modo sussidiario e, peraltro, svolgono per conto dello Stato, perché, contrariamente a quanto voi ne possiate pensare, lo Stato non può arrivare ovunque, rispondono a un bisogno sociale importante. E tra questi enti che sono stati penalizzati, ne cito anche alcuni. Esistono diversi enti, migliaia di enti, di associazioni del terzo settore che rispondono a un bisogno sociale preciso, la povertà alimentare. Distribuiscono cibo alle famiglie, ai minori, agli anziani. E mentre ancora voi decidete chi potrà beneficiare del reddito di cittadinanza, le persone, abbiamo anche passato il Natale, mangiano, devono alimentarsi. Il fondo aiuti alimentari, grazie a voi, è stato drasticamente ridotto. Il governo del Partito Democratico nel 2017 ha reso quel fondo strutturale a 5 milioni di euro e noi in questa legge di bilancio
E devo dire ringrazio tutte le forze politiche di opposizione per averci seguito in questa campagna, avevamo chiesto di ripianare quelle risorse che noi abbiamo sempre stanziato, tra i 10 e i 12 milioni. E voi per la povertà alimentare cosa avete trovato? Udite, udite, 1 milione di euro. Questo è il vostro peso, questo è il significato che date alle persone che oggi, in questo momento, in queste ore, devono mangiare. Deve concludere, onorevole. E chiudo su un altro punto. Avete detto di no a tante altre cose, avete detto di no agli emendamenti sull'agricoltura sociale, che danno dignità attraverso il lavoro a persone che trovano nel lavoro la dignità, perché la dignità si trova nel lavoro e non certo nel reddito. Questo certamente è il governo del cambiamento, ma il governo del cambiamento in peggio. Grazie.